Ah, buonasera, cari utenti di YouTube. E niente. Quando qualcuno incoscientemente, stupidamente, supera certi limiti, almeno dovrebbe farsi una domanda, porsi una domanda, se quello che sta facendo non sia qualcosa da reato penale. E quando intendo da reato penale intendo da galera, non da multa, né da richiamo. Questo perché? Perché scrivere certe cose su qualcuno attira l'attenzione di certe persone, persone che poi possono essere forza dell'ordine, nella fattispecie la polizia postale o quant'altro. Pertanto, io nella giornata di oggi, purtroppo, mi sono dovuto muovere nei confronti di una certa persona, dando nome e cognome di questa persona. Vi dico soltanto che il suo nickname è Asra del Sud. E tra l'altro, segnalando un canale che si fa chiamare il Gran Ragù, un canale fatto proprio nella giornata di oggi, e che diciamo così, quando mi mandò la richiesta d'amicizia, questo soggetto, vista la, come posso dire, il canale piuttosto spoglio, dove al massimo c'era la foto di uno dei di un comico, io ho capito subito che si trattava di un fake. Il mio intuito mi ha subito guidato bene, e quando dico bene, ho fatto bene a dirlo. Perché la persona in questione, quando l'ho bloccata, non ha più potuto neanche scrivermi qualcosa, perché questo canale praticamente adesso non gli è più possibile scrivermi qualcosa, mandarlo sul mio canale o sotto i video. Insomma, sono stato l'ho bloccato. Questa persona ormai è segnalata da me, quindi è bloccato, non può scrivere più nulla sotto i miei video. Quindi questa persona ha pensato bene di prendere una delle persone che era sul mio canale, che probabilmente lo conosce perché è del suo posto, sempre di giù della campagna. E questa persona ha mandato questo messaggio a quest'altra. Questa persona sempre della campagna, ma ha riferito il messaggio. Ora, la natura del messaggio che mi viene mandato, cioè che mi ha mandato questo soggetto, in verità quello che ha scritto su questo fake, questo canale fake, è alquanto pesante. Pesante in tutto il suo contenuto, estremamente. Un po' per le offese che mi vengono mosse e per il tipo di accuse, e un po' anche per, come già detto prima, per il tipo di offese che mi vengono rivolte, che sono, non lo so, io sono alquanto allibito. Vi vado a leggere questo messaggio. Messaggio per Giondo74 che mi ha bloccato. Cara Andrea, sono una madre ed ho scoperto mia figlia a chattare con te. Mia figlia ha solo 14 anni e leggendo le conversazioni fatte con te mi è venuto il volto a stomaco. Sei un essere ripugnante. Mi hai fatto vomitare. Ripeto, mi hai fatto vomitare. Il modo con cui ci provi con mia figlia è sì sgustolo. Sei un lurido pedofilo, sei un orco come ti descrivono. E qui finisce la prima parte del messaggio. La seconda, qui cominciano le offese pesanti, non tanto a me quanto alla memoria di mia madre. Di sicuro, oltre ad abusare della pensione di tua madre, non ho mai abusato della pensione di mia madre. Io
Ci dovevamo andare avanti da un bel pezzo con quella lì. Era l'unico modo per poter andare avanti con quei pochi soldi che aveva. E quella povera donna, sinceramente, ne ha fatti dei sacrifici finché ha potuto per farla quadrare le cose. Comunque, lasciamo stare. Quella povera donna, morendo, si è liberata del suo aguzzino. Io non so con quale diritto ti rivolgi a me con queste parole, ma sinceramente, se penso che in verità sei un povero coglione, comunque, finto paralitico. Se ci provi ancora con mia figlia, verrò assieme a tuo marito e ti squarterò la gola, uomo di merda. In tutta sta cosa ho avuto anche il tempo di scrivere saluti Maria Giovanna. Ora, questa persona mi ha chiamato Giondo74. E questo è il problema, è che se ci pensate un attimo, il messaggio per Giondo74 non è rivolto direttamente a me, ma perché io ho The Mentalist, ma a Giondo74. Se fosse stato per me, questa persona avrebbe detto The Mentalist, e poi le accuse che mi muove in questo messaggio avrebbe detto: adesso vado alla polizia e ti denuncio. Ma a quanto pare non è così. E questo probabilmente perché è dovuto al fatto che la persona in questione non è chi dice di essere e non è una madre. Il nome Maria Giovanna probabilmente gli avevo in mente parlando, pensando a Maria Giovanna Elmi, che sinceramente è un nome veramente preso lì per lì. Io comunque, per maggior chiarezza, per maggior, diciamo così, rispetto delle cose, ho lasciato io un messaggio sotto il suo canale, sulla bacheca del suo canale. Io non so di chi lei stia parlando, ma di certo non sono ciò che dice lei. La invito a prendere la conversazione di questa persona che dice di essere me e di portarla subito alla polizia, immediatamente. Con la speranza che una volta per tutte si possa far chiarezza su questi presunti messaggi che una persona a me purtroppo sconosciuta sta mettendo in giro per YouTube. La cosa incredibile è che su Facebook non mi accadano cose di questo tipo, il che mi fa pensare ad un abile fake che mi ha rubato l'identità. La invito io stesso di persona a chiamare le forze dell'ordine e di denunciare quanto da lei dettomi, seppur sotto forma di accusa, ma di cui sono del tutto all'oscuro. Distinti saluti, auguri nel far chiarezza sulla cosa, e ho messo il mio nome e cognome. Questo l'ho fatto soltanto per una forma, per così dire, di rispetto. Poi ho letto il messaggio in tutta la sua interezza, la parte subito dopo quello che c'è scritto, ed ho capito anche che questa persona non era chi diceva di essere e che mi stava prima accusando di qualcosa e oltretutto offendendo in modo pesante. Lo ripeto, il canale in questione da me è stato segnalato. Questa sera ho chiamato i carabinieri e ho preso tutti quanti i vari provvedimenti in merito. Buona serata.